Una buona serata e benvenuti all'edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità. Perché? Perché ha riacceso la polemica su idea di secondo livello la frase del dottor Alberto Albani, primario dell'ospedale di Pescara, capo della task force sanitaria per l'emergenza coronavirus. Albani che ha indicato il nosocomio di Pescara come punto super ospedale regionale. Secca la smentita del governatore Marsiglio e dell'assessore regionale Mauro Febo che negano ogni decisione. Il Partito Democratico invece chiede che l'assessore alla sanità Nicoletta Veri riferisca in commissione. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. L'ospedale di Pescara è l'unico ad avere la possibilità di essere DEA di secondo livello. La frase del dottor Albani, a capo della task force regionale sul coronavirus e primario del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, che è stata pronunciata ieri davanti alla Commissione Sanità della Regione Abruzzo, nonostante la smentita del governo regionale, sta scatenando un vero e proprio terremoto politico, facendo riaffiorare una questione sopita solo dall'emergenza Covid. Proprio quella per la quale l'ospedale di Pescara si sarebbe guadagnata i galloni di punto di riferimento regionale per le emergenze, anche grazie ad un importante investimento che Regione Abruzzo sta facendo sul reparto Covid. Albani parla a suo nome e la secca smentita di Marsiglio. È un'opinione personale di Albani, non so perché l'abbia pronunciata in quella sede, visto che in quella sede lui ci stava come responsabile dell'emergenza Covid e quindi parlasse, diciamo, in quella sede. Parli di Covid e non di DEA di secondo livello, che compete invece alla programmazione della rete ospedaliera della Giunta, e quindi è una sua opinione personale che non impegna assolutamente l'amministrazione regionale. Ma in molti in questa vicenda sono tentati dallo sposare il famoso motto andreottiano, che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E dunque, soprattutto dall'opposizione e in particolare dal Partito Democratico, c'è chi, come il consigliere Sandro Mariani, dice di essere sobbalzato sulla sedia alle parole di Albani e accusa i consiglieri d'opposizione di nulla aver obiettato nel corso dell'audizione di ieri, peraltro incentrata su tutt'altro argomento. Non possiamo consentire che si faccia un super ospedale a Pescara mentre viene dimenticato il resto dell'Abruzzo. Chiedo agli consiglieri di maggioranza spiegazioni su ciò che ha detto il dottor Albani oggi in commissione, in quinta commissione, in commissione sanità. Chiedo che riferisca l'assessore in merito a ciò, quindi se c'è qualcosa che bolle in pentola, ce lo devono dire, abbiamo il diritto di saperlo. E tra l'altro c'è stata la descrizione di un'emergenza come un'emergenza, quella Covid, naturalmente come un'emergenza gestita bene. Io ho combattuto per tutta la commissione dicendo e sviscerando che le cose non sono andate così. E per parlare di questa questione, lo vedete in collegamento, lo ringraziamo, il capogruppo del Partito Democratico in Regione Silvio Paolucci, peraltro ex assessore regionale alla sanità, a cui do la buona serata. È chiaro che chiedo subito a Silvio Paolucci qual è stata l'impressione dopo le dichiarazioni di Albani sul DEA di secondo livello che evidentemente solo Pescara ha i requisiti per esserlo. Accoppiato questo con la questione dell'ospedale Covid, ecco, innanzitutto una prima impressione da parte ovviamente di un membro dell'opposizione. Ma intanto buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Il punto principale è che la responsabilità non è di Albani, ma di questo governo regionale. Guardate, non c'è un solo atto in 16 mesi che porti la firma di Marsiglio e Veri. Tutti gli atti della programmazione, il piano sanitario scaduto il 31 dicembre 2018, la rete ospedaliera, la delibera del 2018, la programmazione della prevenzione, ancora in questo caso 2018, gli ultimi atti sono tutti a firma Paolucci, Lolli, D'Alfonso, a seconda poi del momento. E non va bene così, perché è chiaro che a pensar male, come diceva il servizio, a volte ci si azzecca. A forza di forzature implicite si arriva a programmare senza poi volerlo dichiarare apertamente. Quindi io quello che chiedo è chiarezza al governo regionale che da 16 mesi volutamente ci nasconde le carte. Noi abbiamo un presidente della regione che non è abruzzese e che non conosce la programmazione sanitaria perché non conosce il nostro territorio. Questo è il punto. Peraltro, tra poco le faremo sentire anche delle dichiarazioni ulteriori di Marsiglio proprio oggi ad Ortona che parla della mancata approvazione della rete ospedaliera. Ma
Tornando ancora alla questione, ecco, la domanda sorge spontanea. Albani ha detto qualcosa che qualcuno non voleva dire? Ma io penso che Albani abbia detto qualcosa che in qualche stanza invece viene detta, per un semplice motivo. Anche in questo caso il presidente Marsilio forse conosce la programmazione sanitaria di Storace, ma non quella della regione Abruzzo. A Ortona, come diceva lei, ha dichiarato che non esiste una programmazione approvata e dice il falso, e un presidente della regione non può permetterselo. Esiste una programmazione approvata, il decreto 79 del 2016, con il quale siamo usciti dal commissariamento. Esiste un piano sanitario che è scaduto ed è l'unico, quello nostro, e poi esiste anche una rete ospedaliera che non è approvata dal Ministero, ma che al contrario è approvata dalla Giunta regionale, e vale quello, perché il titolo quinto dà il potere della programmazione alla regione. Quindi deve essere consapevole delle cose che dice, perché mi sembra che di Abruzzo conosca molto poco. Di qui ognuno si permette di poter dire la propria, perché il Presidente non ha un'opinione dell'Abruzzo, questo è il problema. Come si inserisce all'interno di questa vicenda l'ospedale Covid a Pescara? Può essere, diciamo, quella spinta in più che poi porta proprio verso quel panorama di idea di secondo livello proprio del Santo Spirito? Anche in questo caso noi abbiamo contestato non che si facesse quell'investimento, ma che si portasse avanti un investimento senza uno straccio di programmazione. Di qui tutta la programmazione della Regione Abruzzo diventa implicita, cioè nel frattempo io porto avanti alcune opere e poi alla fine le metto dentro la programmazione perché ormai è fatto. Questo va contestato radicalmente. Marsilio sta, diciamo, in realtà programmando senza dire cosa vuole fare e soprattutto senza conoscere l'Abruzzo, perché conosce solo Roma. A proposito di riorganizzazione della rete ospedaliera, ecco, l'intenzione anche dell'attuale assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri è quella del modello hub and spoke, ecco, la trova d'accordo, hub, centri di eccellenza che tendenzialmente sono i capoluoghi di provincia e poi ospedali periferici, ecco, la trova d'accordo, vi trova d'accordo come Partito Democratico? È una programmazione di 20 anni fa, non lo inventa la Veri, bisogna che invece lei dica, insieme a, soprattutto a Marsilio, se quello che hanno detto 1 anno e mezzo fa in campagna elettorale verrà realizzato oppure no. Io temo proprio di no, per quello che sto vedendo ad Atessa, a Chieti, a Lanciano, a Basto, a Penne, a Pescina, a Tagliacozzo, ad Avezzano e così via, in provincia di Teramo, quello che hanno combinato con la fase di emergenza quando in Abruzzo, agli inizi di marzo, con 39 persone positive, avevamo infettato 12 ospedali, perché da lì poi sono arrivate tutte le, diciamo, l'allargamento purtroppo del virus e dell'epidemia stessa, utilizzando senza programmazione le nostre strutture sanitarie, non preservandole dal contagio con i percorsi sporchi e quelli puliti tecnicamente, ma separando sostanzialmente i percorsi. Le faccio ascoltare le dichiarazioni di oggi, un estratto, 40 secondi, di Marsilio che parla della mancata approvazione della rete ospedaliera. L'ascoltiamo e poi rientriamo per un commento. Presto definiremo al Ministero la rete ospedaliera, che è rimasta ferma 4 anni. Il blocco e la mancata approvazione di una rete ospedaliera ha significato e significa per l'Abruzzo il blocco di 400 milioni di euro di investimenti nell'edilizia sanitaria. Poi succede che non spendendo, non avendo l'accesso a questi fondi, ci sono ospedali come Ortona che non hanno le norme antincendio e qualcuno che non ha fatto l'adeguamento antincendio o che non ha permesso con la mancata approvazione della rete ospedaliera di accedere a quei fondi va pure in vacanza a Roma a protestare contro il sottoscritto e contro il sindaco della città perché magari l'ospedale non esprime appieno le sue potenzialità. Ecco, Silvio Paolucci si sente uno di quelli che va in vacanza a Roma a protestare contro la Giunta regionale. Veramente a Roma ci risiede il Presidente e viene molto poco in Abruzzo. Io non mi sono affatto recato a Roma ultimamente, credo ci viva lui e ci risieda il Presidente. Però dice il falso, il problema è tutto qui, non conosce le carte. Lui tutta più conosce le carte sanitarie di Storace o dell'amministrazione Alemanno. Dell'Abruzzo non sa proprio nulla. Il tema è, come ho già detto, che la programmazione sanitaria ha un piano approvato, è il DCA 79. Poi c'è un altro piano, il programma della DGR 824 del 2018, che il Ministero sta osservando. Ma da allora, in 1 anno e mezzo, loro non hanno fatto nulla per un motivo molto semplice. Perché prima hanno detto che per i presidi ospedalieri non volevano ricorrere al progetto di finanza. Sanno benissimo che senza ricorrere al progetto di finanza, anziché 3, ne possono finanziare 1 solo e quindi non sanno dire quale e dicono che le risorse sono ferme.
hanno loro aggredito sia quel programma sanitario perché dicevano che bisognava fare di più e invece si vede che fanno di meno, e sia i progetti di finanza bloccando per un anno e mezzo tutti i finanziamenti. Io penso che dopo un anno e mezzo lui debba parlare di quello che vuole fare, in realtà dovrebbe dire già quello che sta facendo, ma qui siamo ancora fermi a quello che vuole fare, invece parla del passato. Quindi insomma questo blocco di 400 milioni di investimenti sull'edilizia sanitaria lo smentisce? Ma totalmente, è esclusivamente colpa loro, perché hanno detto che non volevano utilizzare il progetto di finanza. Cerchiamo di essere chiari con le persone. Noi avevamo a disposizione 100 e abbiamo a disposizione 143 milioni di euro di finanziamenti dello Stato. Noi li abbiamo suddivisi, poi ci sono i 94 che riguardano Teramo e Penne sul sisma, li abbiamo suddivisi per intervenire a Lanciano, Avezzano e Vasto. Per poter intervenire occorre l'integrazione da parte del progetto di finanza con gli anticipi delle risorse private. Se non vuoi procedere così, dei tre ospedali, Lanciano, Vasto e Avezzano, ne fai uno solo. Loro in campagna elettorale dicevano che non volevano ricorrere al progetto di finanza, che volevano mettere solo risorse pubbliche e quindi dovranno scegliere uno solo dei tre ospedali. Hanno detto un'ulteriore bugia dicendo ci sono ulteriori risorse sull'articolo 20 della legge finanziaria del 2018. Ebbene, lo dico da subito, quelle risorse sono a valere per chi ha già adoperato le prime. Siccome l'Abruzzo non è riuscita a farlo, anche grazie alla loro campagna elettorale, non potrà accedere a quelle se non consuma prima le prime. Ecco perché dice tante cose che non conosce. Ripeto, conosce solo la sanità laziale. Quella abruzzese non sa, non la conosce, non sa di che cosa parla. E nel cambio di legislatura, dopo un anno e mezzo, non ha studiato nemmeno i provvedimenti. L'ultimissima domanda... A proposito, tornando un po' al discorso DEA di secondo livello, anche in relazione a quel project financing che poi insomma non è passato, adesso c'è l'8Z per l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Ecco, le chiedo, alla fine lei come pensa che andrà a finire? Ci sarà un DEA oppure si rimarrà insomma senza un presidio di secondo livello? Come la vede? Guardi, intanto vorrei capirne di più anch'io. Io penso che, ripeto, anche in questo caso dopo un anno e mezzo non dicono quello che vogliono fare perché hanno paura di dirlo e di essere espliciti. È un timore in ragione della campagna elettorale scorsa. Dopodiché non potevano fare quella delibera dove sottraevano 30 milioni di euro per il nuovo ospedale a Chieti. Conosco che c'è un progetto già al tempo ulteriore di ristrutturazione dei corpi CDF del valore di 40 milioni. Io da quello che ho sentito loro vogliono portare avanti questo tipo di soluzione. Strano che però è una soluzione che già era presente qualche mese prima e la portava molto l'attuale assessore Febbo, allora consigliere. Io penso che invece tutti gli atti fatti in questi modi così impliciti sono scivolosi e ambigui. Occorre con chiarezza argomentare quanto revochi e programmare. In assenza di qualsiasi atto di programmazione, io penso che questa giunta stia lavorando con molta troppa ambiguità. D'altra parte, consentimi, che ti vuoi aspettare da un presidente che trasforma il calcio in calcio balilla? Oppure che ti vuoi aspettare da una giunta che aumenta gli stipendi ai direttori, ai dirigenti, dandogli pure gli arretrati, ai manager delle ASL, finanzia o pensa di finanziare addirittura leggi per richiedere transazioni tramite la sanità privata, persino la sanità privata, sottraendole al fondo sanitario e ripristina i rimborsi agli assessori in giunta. Mi pare davvero il colmo, guardi. Grazie a Silvio Paolucci per la disponibilità, grazie anche per la chiarezza. Una buona serata al grazie capogruppo del Partito Democratico in Regione, che ringraziamo. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e parliamo di numeri dell'emergenza coronavirus, perché aumenta, seppur di poco, il numero dei contagiati da coronavirus in Abruzzo. La buona notizia è che non ci sono nuovi decessi e che scende di una unità il numero delle persone in terapia intensiva. Tornano ad aumentare in Abruzzo i casi di positività al Covid-19. Sono 4 quelli registrati oggi su un totale di 1340 tamponi analizzati, lo 0,3% di positivi sul totale. Resta invariato invece il numero dei deceduti, 453. Aumenta di 15 unità quello dei dimessi e guariti, arrivati a 2290, mentre 2170 sono le persone che hanno definitivamente risolto i sintomi dell'infezione, risultando negative a 2 test consecutivi.
In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.271 casi di positività al Covid-19 e gli attualmente positivi, sottraendo il totale dei positivi al numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, è di 528, con una diminuzione di 11 unità rispetto a ieri. 76 sono i pazienti, meno 5 rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4, meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 448, meno 5 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 88.739 tamponi, di cui 82.747 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 826 alla ASL Lanciano Vastochieti, 1536 alla ASL di Pescara e 663 alla ASL di Teramo. Il presidente della regione Abruzzo questa mattina ha fatto visita ad Ortona ed in particolare a Caldari, ex zona rossa Covid. Vediamo. Prosegue il giro del presidente Marco Marsiglio nelle ex zone rosse della regione Abruzzo. Dopo l'area Vestina, quest'oggi il presidente si è recato a Villa Caldari di Ortona, istituita a zona rossa il 27 marzo, ma che già il 5 dello stesso mese aveva pianto la prima vittima da Covid-19. E proprio al bar Mascitti si è fermato il presidente, lanciando un messaggio di speranza per la comunità. Sì, è un luogo che ha vissuto davvero una tragedia importante, per noi è stato anche difficile affrontarla perché sentivamo il peso anche della sofferenza umana che c'era in questo territorio, abbiamo dovuto adottare decisioni anche difficili come quella di costituire una zona rossa che ha prodotto sicuramente sul piano economico e sociale isolamento, privazioni, sacrifici, ma che è stata indispensabile per salvare vite umane e per evitare di trasmettere il contagio su tutto il resto di una città importante come Ortona. Quello che mi fa piacere aver visto una comunità molto viva, molto attiva, a partire dai familiari della prima vittima, persone veramente molto capaci di ripartire con lo spirito giusto, e quindi l'invito che faccio a tutti adesso è di non avere paura di riprendere a vivere normalmente, di frequentare questi bellissimi luoghi, di partecipare alle sue attività e di riprendere appunto a vivere, come dimostrano i dati epidemiologici. Ormai da giorni l'Abruzzo rimbalza tra 0 e 1 contagi, siamo davvero ai minimi termini e con una situazione assolutamente sotto controllo che ci permette di sperare in un futuro più sereno, anche se dobbiamo tenere sempre alta la guardia, perché è chiaro che quello che abbiamo vissuto ci ha insegnato qualche cosa, ma nell'insegnarci ci ha anche, come dire, messo in condizioni di poter dire che se dovesse arrivare una nuova ondata, oggi abbiamo strumenti e armi diverse sia di conoscenza che di organizzazione per poterla affrontare, e quindi non dobbiamo avere paura di riprendere le nostre attività, di tornare in strada, di tornare a frequentare bar, ristoranti, di aprire aziende, di fare insomma la vita di sempre, di farla con le dovute accortezze, portando queste mascherine, queste benedette e maledette mascherine, dovunque sia utile farlo, perché questo ci consente appunto di poter guardare avanti e ripartire. Dopo 3 mesi e più di sofferenza, il 1° di giugno abbiamo fatto ripartire questo bar che era un po' il punto di ritrovo del paese, la parte centrale, per cercare di farlo sentire ancora vivo, perché è qui che si incontrano tutti. Questo paese ha subito gravi lutti, il primo è stato mio fratello e con tanta caparbietà abbiamo mandato avanti questa cosa, ce ne sono stati altri di decessi, tanti, troppi per un paesino così piccolo, per una comunità così unita, però abbiamo voglia di ripartire, c'è tanta paura, purtroppo la zona rossa, come ho detto dappertutto, come ho detto a tutti, ci ha creato problemi proprio a livello umano, perché un po' hanno tutti paura di noi, hanno paura di venire in questo paese. Io lavoravo molto con la gente di passaggio, oggi non si può più, io faccio colazioni, aperitivi soltanto alla gente del mio paese. Ho chiesto io, ma a nome del mio paese penso, ho chiesto la normalità, ho chiesto un paese che un piccolo aiutino, ma per farci tornare veramente a vivere.
L'ex capo della squadra mobile della Polizia di Pescara, Pierfrancesco Muriana, è indagato per calunnia nell'ambito del procedimento che lo vede contrapposto a tre carabinieri forestali da lui accusati di aver falsificato e inoltrato in ritardo un documento riguardante le indagini sul presunto depistaggio delle investigazioni sulla tragedia di Rigopiano, in cui morirono 29 persone. Sarà ascoltato lunedì prossimo dalla Procura di Pescara l'ex capo della squadra mobile del capoluogo adriatico Pierfrancesco Muriana, iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di calunnia formulata dal procuratore aggiunto Anna Maria Mantini e dal sostituto Luca Sciarretta. Il fascicolo a carico di Muriana è stato aperto in seguito alla denuncia presentata tramite l'avvocato Monica Passamonti da uno dei tre carabinieri forestali che precedentemente erano stati indagati per falso materiale e falso ideologico in riferimento alle indagini sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, proprio sulla base della denuncia dell'ex capo della squadra mobile. Il GIP Elio Bongrazio, su richiesta della stessa procura, aveva però archiviato le posizioni dei tre forestali, chiarendo che non esistono elementi per sostenere l'accusa e che non vi è alcun elemento che possa corroborare l'ipotesi dolosa delineata dal denunciante. Muriana, nella sua denuncia, aveva riferito che il 27 gennaio 2017, pochi giorni dopo la tragedia, aveva trasmesso via PEC ai carabinieri forestali la notazione dell'agente Crosta riguardante una telefonata effettuata dal cameriere del resort Gabriele D'Angelo poche ore prima del disastro per chiedere aiuto al COC di Penne. L'ex capo della mobile di Pescara contestava ai forestali di aver inoltrato tale annotazione alla procura solo il 12 novembre 2018 e di avere falsamente dichiarato che era già stata inviata il 27 di gennaio dell'anno precedente. Inoltre, Muriana accusava i forestali di avere falsificato il documento, cancellando la data e il numero di protocollo originariamente apposti sulla nota. Immediatamente è scattato un controesposto dei forestali che ha portato all'apertura di un primo fascicolo a carico di Muriana per favoreggiamento del depistaggio, al quale ora si aggiunge un secondo fascicolo per calunnia. È in addirittura d'arrivo il progetto per l'adeguamento del porto di Ortona. Questa mattina nel municipio del comune c'è stata una conferenza stampa per presentare l'avvio della gara d'appalto che farà aprire i cantieri. Giornata importante per Ortona dopo l'incubo focolaio vissuto nei mesi scorsi a causa del Covid-19. Infatti oggi all'interno della sala consigliare del comune è stato illustrato il progetto esecutivo per quanto concerne il dragaggio e il prolungamento del molo sud del porto, che servirà a ridurre i fenomeni di insabbiamento e di agitazione ondosa. Il progetto esecutivo affidato alla società Modimar dovrà essere presentato entro fine mese per poi essere appaltato entro il 2021, mentre l'esecuzione dei lavori è collaudo entro il 31/12/2021. Questa notizia arriva a pochi giorni dalla tanta attesa istituzione della ZES, la zona economica speciale. Bisogna correre, bisogna accelerare, abbiamo perso troppo tempo, hanno perso troppo tempo, lo abbiamo recuperato bene, oggi presentiamo un'idea progettuale importante per l'allungamento del Molo Sud, è un'opera strategica e ancora più strategica all'interno di un ragionamento di ZES dove dobbiamo dare e continuare a offrire, diciamo, infrastrutture e logistica alle aziende, alle tante aziende già esistenti e magari prevedere che ci siano altre aziende. Peraltro il porto di Ortona in questa maniera acquisisce un ruolo ancora più strategico rispetto a quella che è l'autostrada del mare, quindi che dall'Egitto porta a Trieste, e anche in quella che è l'asse trasversale trasfrontaliero che va da Barcellona verso la Croazia. Credo che oggi sia una giornata importante per Ortona. Io spero che non si perda altro tempo nella nomina del commissario della ZES. Va bene il decreto, ma oggi ora ci vuole la nomina del commissario perché dobbiamo recuperare il tempo perduto, soprattutto per i danni economici portati da questo Covid-19, le aziende, il mondo delle imprese hanno necessità di investimenti e di certezze. ZES e Porto di Ortona lo possono dare. Tutti felici di questa giornata perché finalmente la Regione Abruzzo ha fatto chiarezza sul ruolo del porto di Ortona, e con questo investimento importante che andrà a completare con il prolungamento del Molo Sud si potenzierà uno scalo marittimo che sulla carta è porto commerciale regionale di rilevanza nazionale, ma che poi in pratica tante difficoltà, tante criticità che devono essere superate. Tante volte sono state riempite le pagine di giornali parlando del porto di Ortona, ma adesso io credo si possa dire sinceramente
chiaramente che alle parole stanno seguendo i fatti, come questo di far entrare più navi Panamax che portano logicamente un traffico merci più importante, che va a vantaggio della terraferma, va a vantaggio delle attività, dell'imprenditoria, dell'economia regionale. Adesso parliamo di sport e calcio, perché la Lega di Serie B ha diramato questa mattina date e orari ufficiali delle ultime 10 giornate del campionato cadetto. Il Pescara giocherà sabato 20 giugno con la Juve Stabia e poi sarà in campo normalmente di venerdì. Turni infrasettimanali fissati di lunedì. Vediamo il servizio. Subito di sabato, poi sarà il venerdì, il giorno canonico per le giornate di campionato, con due infrasettimanali fissati di lunedì. La Lega B è arrivata all'ultimo atto, per così dire formale, in vista della ripartenza e ha diffuso date e orari del calendario delle ultime giornate di campionato, con l'eccezione degli ultimi due turni su cui si disporrà a ridosso. Solo nella giornata di ripresa del prossimo weekend, la 29esima, ci sarà il ben noto Spezzatino, con un anticipo del venerdì, Spezia-Empoli, 7 gare di sabato e 2 posticipi domenicali, Cremonese Benevento e Ascoli Perugia. Dopodiché tutti gli altri turni saranno concentrati in un unico giorno con un solo posticipo di orario, 18:45, e il resto delle gare alle ore 21. Il Pescara dunque ripartirà sabato prossimo, 20 giugno, alle 18:30 all'Adriatico Cornacchia contro la Juve Stabia, poi la trasferta di Pisa venerdì 26 giugno ore 21. Sono, come detto, le due partite chiave per comprendere che tipo di finale di stagione sarà per la squadra di Le Grottaglie. E poi ancora lunedì 29 ore 21 Pescara-Empoli, venerdì 3 luglio ore 21 la trasferta allo Zini di Cremona, venerdì 10 ore 21 all'Adriatico Cornacchia contro il Perugia, nuovo infrasettimanale lunedì 13 luglio con la trasferta in Laguna contro il Venezia, venerdì 17 luglio il Pescara avrà l'anticipo d'orario alle 18:45, riceverà infatti il Frosinone, una settimana dopo la lunga trasferta di Trapani. Restano così da programmare le ultime due giornate, verosimilmente lunedì 27 luglio e venerdì 31, Pescara-Livorno e Chievo-Pescara. La stagione regolare dovrà finire proprio nel weekend a cavallo tra luglio e agosto, così da far iniziare i play-off il 4 agosto e chiuderli il 20, play-out il 7 e il 14 di agosto. Questo se non ci saranno contrattempi dovuti a contagi da Covid, su cui, come ricordato ieri dal presidente Gravina, la Federcalcio sta continuando l'interlocuzione col CTS affinché venga eliminata la quarantena obbligatoria per l'intera squadra in caso i test accertino la presenza nel gruppo di un positivo al Covid. A tal proposito, nella giornata odierna, nuovo round di tamponi e test sierologici per i giocatori del Pescara, che domani chiuderanno la settimana con un test in famiglia alle 18:30 al Poggio, ovviamente a porte chiuse. Da lunedì il lavoro riprenderà per preparare il delicato match con la Juve Stabia. E in Serie B e in Serie C cambiano le classifiche, perché a pochi giorni dalla ripresa del campionato il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare, nella seduta di oggi presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi. Dunque penalizzate Trapani in Serie B, Casertana, Catania e Siena in Serie C. Nel dettaglio, un punto di penalizzazione per il Trapani, due per Casertana e Catania, uno per la Robur Siena. Le penalizzazioni sono da scontarsi in questa stagione sportiva. Dunque in Serie B il Trapani, terzultimo prima della penalità, scende a 24 punti, era a 25, viene agganciato dal Cosenza in classifica. Nel girone C, doppia penalizzazione, ma non cambia la classifica in termini di media punti, del Catania, che dovrebbe rimanere al sesto posto e per il cui avversario deve attendere comunque, così come il Teramo, la finale di Coppa Italia tra la Ternana e la Juventus Under 23. In caso di vittoria della Ternana, il Catania salirebbe nella griglia playoff al quinto posto e passerebbe automaticamente, stante la rinuncia della Vibonese, altrimenti dovrebbe affrontare la Virtus Francavilla. La Casertana invece aveva chiuso al 13° posto con 38 punti, scala di due posizioni al pari della Paganese, 15esima a quota 36. Una penalizzazione anche nel girone A, che dunque non riguarda il Teramo. Il Siena, al netto del punto di penalizzazione, passa da 40 a 39 punti e dovrebbe perdere una posizione e scorrere al sesto posto. In tal caso affronterebbe l'Arezzo, che però ha già manifestato la rinuncia ai play-off.
E a proposito di Serie C, andiamo proprio in casa Teramo. Ieri raduno al Bonolis e tamponi per i giocatori. Da oggi scattano gli allenamenti in forma individuale per i biancorossi, dice Teo Di Mascio. Il medico sociale Siriano Cordoni ha parlato del protocollo che il gruppo dovrà osservare. È fondamentale, ha detto, salvaguardare la salute degli atleti. Sono protocolli particolarmente stringenti, ma il comitato tecnico scientifico che ha stilato questi protocolli li ha fatti per una maggiore tutela dei nostri ragazzi. Lo sport è importante, ma pensiamo come medici che la salute, e come cittadini pensiamo che la salute sia prioritaria e prevalga rispetto allo sport. È chiaro che lo sport deve essere fatto in termini di sicurezza, proprio per tutelare la salute dei nostri ragazzi. Ogni 4 giorni devono ripetere i tamponi, proprio perché per essere sicuri che non ci sia stato e non sia sopraggiunta una infezione, e al tempo zero si fanno i prelievi sierologici che andranno ripetuti dopo 14 giorni. I ragazzi dovranno seguire delle norme igieniche estremamente scrupolose per entrare negli spogliatoi. Si inizierà con l'allenamento individuale e fra qualche giorno si comincerà con l'allenamento collettivo, una volta che siamo sicuri che nessuno del gruppo medico, così viene definito, sia stato affetto o abbia avuto o abbia in modo particolare un'infezione da Covid-19. Già eravamo sufficientemente scrupolosi, ma adesso lo siamo diventati ancora di più. Le norme igieniche dovevano essere e devono tornare ad essere un momento importante, no, nella vita sociale e collettiva di una squadra. Evitare quella malsana abitudine che avevano i giocatori di sputacchiare ogni tanto in tanto, devono completamente evitare, perché c'è una enorme diffusione di un eventuale virus. E scendiamo adesso di categoria, perché promosse le prime in classifica di tutti i campionati dilettantistici, tra cui il Castelnuovo in eccellenza, l'Aquila e Casalbordino in promozione. Blocco delle retrocessioni dalla promozione alla seconda categoria, mentre in eccellenza retrocede solo il Paterno ultimo. Queste le decisioni del direttivo LND in attesa della ratifica del prossimo Consiglio federale. La conferma l'ha data stamani il presidente del Comitato Abruzzo, Daniele Ortolano, che ha posto anche il problema di sostenibilità del campionato di eccellenza, che rischia di essere a 20 squadre se Chieti e Avezzano perderanno i ricorsi o non saranno ripescate in Serie D. E ci sarà un intervento da parte del presidente della Lega Nazionale Dilettanti con la federazione per cercare di far accettare che nelle varie situazioni dei vari campionati ci sia comunque la possibilità della promozione della prima in classifica, questo sia per l'eccellenza in giù, e la retrocessione di una sola società, per quanto di più società ove i comitati regionali abbiano previsto le retrocessioni dirette dal campionato di eccellenza. Noi ce n'abbiamo una sola, l'altra tramite il play-out, e quindi una retrocessione solo nel campionato di eccellenza e di annullare le retrocessioni dei campionati di promozione, prima, seconda ed eventualmente anche per quanto riguarda le categorie giovanili. Già a 18, partendo dalla prima domenica di settembre, quindi non sappiamo quale sarà la data, e ci sarebbero comunque già così 4 turni presettimanali, insomma 5, nell'ambito della situazione. Quindi saremo in attesa. Certamente io prevedo che questa nostra definizione possa essere comunque fatta prima dei ripescaggi, perché andremo sicuramente più in là con i ripescaggi, perché non so quando sarà data la chiusura per quanto riguarda i ripescaggi in Serie D, perché parliamo solo di ripescaggi in Serie D. Noi la dovremmo aprire questa fase, e sicuramente aprendo questa fase dobbiamo anche fare delle considerazioni sul format dei campionati, e quindi le faremo in base a questo, di darci almeno un quadro per quanto riguarda le varie promozioni della Serie D, ma anche le promozioni, appunto, dei posti disponibili della Serie D. Si andrà sicuramente, già l'anno scorso arrivavamo
alla fine di agosto, se non alla fine di luglio, se non i primi di agosto. Quest'anno io credo che ci avvicineremo molto molto probabilmente a Ferragosto o anche in là, insomma. Quindi io penso che la faremo diversamente, se ce ne daranno la possibilità. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete appena visto li potete riconsultare sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.